Buon pomeriggio a tutti i nostri telespettatori, bentrovati per una nuova edizione del telegiornale. Iniziamo dal FAI perché ci sono state in questo weekend le giornate del FAI d'autunno. Sono state organizzate dal FAI di Pistoia della montagna Pistoia e sono state oltre 800 le persone che hanno partecipato alle aperture straordinarie di quattro luoghi scelti per l'occasione: i vivai Giorgio Tesi Group e Mati, la chiesa di San Jacopo in Castellare e il borgo di Calamecca. Per rimanere aggiornate sull'attività del FAI, il gruppo Pistoia si invita a mettere mi piace alla pagina Facebook ed Instagram gruppo FAI di Pistoia. I titoli delle principali notizie della mattina. Gli studenti del liceo Lorenzini di Pescia hanno manifestato a Pistoia per chiedere alle istituzioni, in questo caso alla provincia, fatti concreti e non le solite promesse. L'istituto è chiuso per inagibilità in attesa di una parziale riapertura. Dal centro della Fondazione Mike di Pistoia è stato lanciato un nuovo approccio alla riabilitazione. Si tratta della pedagogia itinerante. Il primo progetto riguarderà una crociera che si terrà nella prossima primavera. Nonostante la sconfitta a Forlì, la prima della stagione, la Giorgio Tesi Group, ancora senza uno straniero, ha confermato il valore della squadra, che sembra competitiva per un campionato di alta classifica. Per quanto riguarda lo sport, parleremo anche del calcio, in particolare della Pistoiese, con eventi che poi, insomma, capirete dopo, potrebbero svilupparsi in un certo modo durante la giornata. Comunque andiamo per ordine, intanto andiamo alla manifestazione degli studenti del Lorenzini di Pescia a Pistoia. E per molti mesi abbiamo fatto lezione in aule inagibili e adesso basta, con un orario dimezzato non è possibile fare lezione serenamente, soprattutto noi di quinta che poi dobbiamo affrontare un esame. Sicuramente questa situazione sta andando avanti da troppo tempo e ci stiamo stufando, anche perché non è possibile fare lezione con soltanto 3 ore al giorno, non è possibile svolgere un programma normale e non è possibile fare la scuola in questo modo. Basta promesse! E ci vogliono certezze. Quali sono queste certezze? Una scuola stabile e sicura. Sono nuovamente scesi in piazza le studentesse e gli studenti del liceo Lorenzini di Pescia. Dopo il ritrovo alla stazione di Pistoia, circa 300 ragazzi si sono diretti in corteo verso Piazza del Duomo, attraversando le vie del centro storico. Vogliono e chiedono maggiore attenzione da parte delle istituzioni e che le promesse fatte siano mantenute. Se non c'è certezze, noi non ce ne andiamo. Se non c'è certezze, noi non ce ne andiamo. Era stato detto che il 15 ottobre, è preciso che era stato solo detto, ma è stato scritto, che il 15 ottobre le aule sarebbero state consegnate. A oggi, 17 ottobre, i ragazzi sono costretti a continuare l'orario per ancora una settimana a 3 ore e questo lo riteniamo inaccettabile. Si rischia che venga annullato l'anno scolastico se perdiamo ancora del tempo. Chiediamo che le aule che ci hanno promesso siano consegnate e soprattutto che il Lorenzini possa avere, almeno nei prossimi anni, una nuova sede che sia adatta a degli studenti, che sia unica, moderna e che sia appunto adatta alla didattica. Noi non chiediamo molto, chiediamo solo un posto dove i ragazzi possano imparare veramente in una maniera sicura. Non abbiamo aule, non abbiamo posto, facciamo i turni 8-11, 11-15, 14-15, non è possibile. Anche ci siamo ritrovati con la situazione dei bus veramente tragica, perché non c'erano bus disponibili in alcuni orari e la gente tornava anche alle 4 a casa. In tarda mattinata una delegazione degli studenti, dei docenti e del comitato dei genitori è stata ricevuta dal vicepresidente della provincia Gabriele Giacomelli, dalla consigliera con delega all'edilizia scolastica Zaira Vinci e dall'assessore all'edilizia scolastica di Pescia Aldo Morelli. Secondo quanto riferito dagli studenti, Giacomelli avrebbe detto che il 20 ottobre non saranno consegnate tutte le aule necessarie a far riprendere regolarmente le lezioni. Un'altra data possibile potrebbe essere la fine di ottobre, ma ci dicono i ragazzi, sono solo ipotesi ancora senza certezze. Lanciamo un appello congiunto a tutte le istituzioni e agli enti locali, in primis all'ASL Toscana Centro, alla Società della Salute di Pistoia, alla Fondazione Caripit, per la costruzione di un asilo nido presso l'ospedale Pistoiese San Jacopo, utilizzabile dai figli dei dipendenti sanitari del nostro nosocomio. Sarebbe, a nostro avviso, il miglior riconoscimento di tutta la società pistoiese al sacrificio, anche in termini di vite umane, di medici e infermieri durante il periodo del Covid. Questo è l'appello che arriva dal presidente dell'Ordine dei Medici di Pistoia, Beppino Montalvo,
Montalti e dal presidente dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche Firenze Pistoia, David Nucci. Un piccolo asilo nido ospedaliero era presente, tra l'altro al vecchio ospedale pistoiese del Ceppo, ed era gestito dal dottor Luigi Brancolini, celebre pediatra pistoiese, alla cui memoria due ordini vorrebbero intitolare la nuova struttura. Una nuova proposta, si chiama pedagogia itinerante al centro di riabilitazione della Fondazione Maica. Sentiamo di che cosa si tratta. Un nuovo modo per fare pedagogia, per un approccio alla riabilitazione che punta sullo stupore, sull'emozione, sulla socializzazione che esperienze forti possono dare. Sono i punti cardini della pedagogia itinerante che la Fondazione Maica di Pistoia si appresta a lanciare a livello nazionale. Una nuova frontiera della riabilitazione che, partendo dalle origini della stessa Fondazione Maria Assunta in Cielo, guarda al futuro, ha spiegato il presidente della Fondazione, Luigi Bardelli. Bisogna che i ragazzi vivano la vita che dovrebbero vivere normalmente, cioè in mezzo agli altri. E per far questo bisogna giocare con i nostri ragazzi con disabilità a volte complessa, sullo stupore nel viaggiare, nel muoversi, sull'emozione rispetto alle cose e sulla socializzazione. La forma sarà una crociera nel Mediterraneo di 7 giorni nel prossimo mese di aprile, evento che fa parte delle celebrazioni per i 60 anni dell'esperienza della MAIC. Non una vacanza, ma un modello che darà visibilità a quello che anno dopo anno ha preso corpo alla Fondazione. Così come nell'esperienza dei soggiorni estivi al mare e nel centro di Marina di Massa, la crociera infatti sulla nuovissima nave della flotta MSC World Europe, gli utenti che frequentano i centri diurni proseguiranno le terapie quotidianamente seguite. Con loro ci saranno infatti i terapisti ed i volontari della MAIC. Per tutti questi sarà un'esperienza gratuita, un progetto che sarà possibile grazie al coinvolgimento di ASL e Regione, che si sono adoperate per permettere il proseguimento delle terapie riabilitative. Questo fa sì che ci sia una riabilitazione, se vuoi anche fisica, perché ce la portiamo dietro le terapie, gli educatori, tutti quelli che abitualmente sono dietro a loro, ma soprattutto cognitiva, di tipo nuovo, attraverso il contatto reale con le cose, toccando, quindi con tutto, diciamo, la valorizzazione corporea dell'impatto emozionale. E questo per noi è il massimo della riabilitazione. Sulla nave, che partendo da Genova toccherà varie città del Mediterraneo, tra cui Napoli, Marsiglia, Malta e Barcellona, potranno salire poi anche i familiari e coloro che vorranno vivere questa esperienza. Per informazioni sulla partecipazione e i costi, la crociera è a cura di Antologia Viaggi di Pistoia. Un progetto la cui filosofia è descritta in un libro presentato in anteprima, che sarà documentato da una troupe di TV 2000 e che realizzerà nell'occasione un docufilm da TVL e da rappresentanti della stampa locale. Al via oggi l'intervento di taglio degli alberi di viale, di una parte degli alberi in viale Adua a Pistoia. Sono iniziati dal viale Adua gli interventi di abbattimento degli alberi programmati dal comune di Pistoia. Per 3 giorni si prevede la chiusura del viale con un cantiere mobile che permetterà però il raggiungimento di tutte le abitazioni e le attività della zona. Stavolta sono 30 gli alberi che dovremo abbattere, 25 a seguito delle VTA nostre, delle verifiche di stabilità fatte dal comune di Pistoia, e 5 invece su richiesta della regione toscana, del fitosanitario della regione toscana, perché sono affette da una malattia del platano che si chiama cancro colorato. Questi qui alle mie spalle, quelli da cui iniziamo, sono proprio 5 alberi che sono affetti da questa malattia. Il viale Adua sarà chiuso per 3 giorni, speriamo di riuscire a fare in 2. Ci scusiamo con tutti gli utenti, i commercianti, però abbiamo fatto sì che nessuna attività sia irraggiungibile. Si parte da qua, poi sono previsti altri interventi. Dopo qui ci sposteremo per esempio sul viale Marino Marini, dove sono una ventina le querce ammalate. Poi andremo per esempio sulla via Fiorentina, nel tratto cittadino, quello che diciamo dal ponte dell'Arca fino al Fagiolo, che è uno dei più problematici, perché lì non solo dovremo fare degli abbattimenti, ma dovremo anche pensare come fare reimpianti. Sono previsti poi 12 abbattimenti in via dei Campisanti e via del Bastione Medicio, 10 tra via dei Macelli e via dello Stadio, 8 in via dei Mercati, 7 in via L'Arcadia, 12 in via Monterosa, 21 in via Marini. Sarà
abbattuto anche la palma colpita dal punteruolo rosso di Piazza dello Spirito Santo e alcuni alberi di Piazza San Francesco. Andiamo a Montecatini, dove ieri si è svolto il quarto raduno delle 500. Oltre 150 iscritti per il quarto raduno della Fiat 500 d'epoca e derivate, che hanno sfilato per le vie di Montecatini Terme alla scoperta delle bellezze della città termale. Ad organizzarlo il coordinamento pistoiese del Club Italia Fiat 500. Questo raduno è organizzato anche a scopo benefico, perché tutte le nostre manifestazioni sono a scopo benefico e il ricavato della manifestazione vanno a delle associazioni del territorio. La principale associazione è la Fondazione Mike. A tutti i soci, i partecipanti a questo evento, gli verrà donata un'opera realizzata dai ragazzi della Mike di Pistoia. Perché la 500? Pur essendo abbastanza giovani, ti fa ricordare di quando a 18 anni ti hanno dato una prima macchina. E la ricerchi, e perché? Io in realtà non ero ancora nata quando è nata la mia 500, però è sempre stata una passione. Tramandata dai genitori magari anche. Un raduno così importante che fa parte della storia dell'Italia, la 500, che è entrata in tutte le case come un'utilitaria e attualmente la possiamo chiamare comunque un utility cart, no? Però è una cosa meravigliosa e che tutti noi ne andiamo fieri. Io ho sempre avuto la passione della 500 sin da piccino e sognavo già in età, diciamo da piccolo adolescente, di potermi comprare la mia Fiat 500 tutta personalizzata, diciamo. Nel 2009 ci fu un'occasione e decisi, ecco, di acquistare questa mitica vetturetta, la quale naturalmente era, diciamo, mantenuta in condizioni originali. E niente, io però, amante della personalizzazione, essendo anche all'epoca un carrozziere, decisi piano piano di cimentarmi in svariate modifiche e personalizzazioni della vettura stessa, che insomma si possono vedere più o meno vistose, come può essere il caratteristico impianto stereo che distingue questa macchina dalle altre. Una 500 da discoteca, mi sembra di capire. Lo sport è in casa pistoiese, o meglio in casa del Carpi. Si discute ancora di quanto avvenuto all'ottavo minuto della ripresa, con gli emiliani già in vantaggio per 1-0. Andiamo a vedere con le immagini che abbiamo cercato in qualche modo di sintetizzare e di avvicinare con lo zoom. Nell'occasione succede che il portiere arancione Urbietis rinvii sulla gamba di Sal, che si era avvicinato all'estremo difensore, con la palla che dopo la carambola è finita in rete per il possibile 2-0 per i padroni di casa. A quel punto sale in cattedra l'arbitro Catanzaro, che annulla tutto, probabilmente per un fallo di ostruzione, così a naso. La partita poi terminerà sull'1-1 grazie al pareggio del pistoiese Florentin. Il burrascoso dopo gara, con l'arbitro scortato tra l'altro dalla polizia fuori dall'impianto, la società ha palesato, ecco perché torniamo su questo fatto, perché la società ha palesato l'intenzione di inoltrare un reclamo per un errore tecnico, mi sembra improbabile per non dire impossibile, sia il fatto di inoltrarlo sia poi di avere un esito positivo, però il calcio fuori dai campi ci ha riservato delle sorprese inedite, diciamo così. Ne sapremo comunque di più nel pomeriggio, visto che per questo tipo di reclami ci dovrebbero essere soltanto 24 ore di tempo a disposizione, considerando che la partita è iniziata ieri alle 3, ci siamo fra poco. Al di là di tutto, poi la pistoiese ha pareggiato, ha ottenuto un buon punto, se non che in testa continuano a volare, vedi la Gianna Erminio che ha portato a 10 i punti di vantaggio sugli arancioni. Ricordo sempre che a essere promossa è solo la prima della classe. Allora, avevamo previsto anche un servizio sulla Giorgio Tesi Group, avete visto nei titoli, ve lo proporremo nelle prossime edizioni del telegiornale. Vi dico che la Giorgio Tesi Group è stata battuta, prima sconfitta stagionale in campionato ieri a Forlì, ma ha giocato una buonissima partita.
punto a punto fino al termine, a volte anche in vantaggio la squadra di coach Brienza, che, non dimentichiamocelo, gioca ancora senza uno straniero. Essendo due in Serie A2 gli stranieri, capite insomma che è un deficit, un handicap molto molto importante. A proposito di basket, ha portato male ieri in Serie B il Palaterme con la sconfitta sia degli Herons che sabato sera della Gema. Comunque vi proponiamo fra poco la partita fra Herons Montecatini e PL Livorno, poi Amapola per un po' di storia del territorio pistoiese, quindi mamma mia, alle 19 torniamo noi. Per il momento è tutto, grazie per la cortese attenzione.